Salve amici e bentornati sul mio canale. Ne è passato di tempo, questo perché ero impegnato nella realizzazione del mio primissimo album, Hippopotmina et Nintopen, che potete acquistare tramite il link in descrizione. Prima di iniziare, non dimenticate di iscrivervi e di cliccare sulla campanella degli avvisi per restare sempre aggiornati. E adesso siete pronti per conoscere i Weather Report, uno dei gruppi che ha cambiato per sempre la storia della musica? Sì? Sigla! Siamo alla fine degli anni 60 e la musica elettronica sta per contaminare il mondo del jazz. In questo clima frenetico, gli artisti, per restare a galla, devono sottostare non solo alle mode, ma anche ai diktat delle case discografiche alla ricerca del nuovo sound da mercificare. Per l'occasione, i discografici coniarono il termine jazz rock, che in seguito divenne fusion. I termini avevano una connotazione negativa, dato che andavano a contaminare il mondo puro del jazz. Ma di questo ne parleremo dettagliatamente in un nuovo video. In questo clima frenetico, Miles Davis diviene il punto di riferimento della svolta elettrica con il suo Beaches Brew, e fu proprio durante le sessioni di registrazione di questo album che nacquero le punte di diamante della nuova musica fusion. Da questa esperienza nacque il sodalizio tra il tastierista e pianista Joseph Herrick Zawinul e il sassofonista Wayne Shorter, membri originali e fondatori del gruppo Weather Report. I due artisti, non più votati alla vita da session man, decisero di trovare la propria strada nel mondo della musica. L'austriaco Zawinul, emigrato negli Stati Uniti in cerca di fortuna, sfidò i pregiudizi razziali, frequentando gli ambienti jazz dei musicisti di colore. In poco tempo riuscì a farsi una reputazione, suonando con i migliori musicisti della scena newyorkese, tra cui Julian Adderley, detto Cannonball, che a breve sarebbe divenuto il suo testimone di nozze. La svolta nella carriera di Zawinul avvenne con il passaggio dal piano acustico al Fender Rhodes, e fu proprio con questo strumento che Zawinul compose Mercy, 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 divenuto ben presto un grandissimo successo commerciale. Considerato uno dei pionieri della musica elettronica del XX secolo, e nel suo arsenale troviamo numerosissimi dispositivi, dal Fender Rhodes al Fender Chroma, l'Oberheim, l'Arp 2600, l'Arp Odyssey, il Prophet 5, il famosissimo Ecoplex e tantissimi rack che predileggeva per lo più per l'uso degli harmonizer e dei delay. Zawinul fu uno dei primi musicisti a utilizzare il vocoder, quindi, amanti della trap, andate ad ascoltare Joe Zawinul e pagate il vostro debito con la storia. Il secondo pilastro dei Weather Report è Wayne Shorter, sassofonista e compositore di proporzioni bibliche, considerato un prodigio già in giovane età. Reduce dell'esperienza con Art Blakey e Jazz Messenger, Wayne Shorter viene considerato l'erede spirituale di Coltrane, per il suo fraseggio e per il suo sound. Ma nel corso degli anni, Wayne Shorter cercherà un'introspezione nel proprio sound, allontanandosi sempre di più dal ruolo di imitatore di Coltrane. Shorter è uno dei compositori e session man più richiesti nella storia della musica, vanta di tantissime collaborazioni da Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Joni Mitchell, Pino Daniele, Carlos Santana e tanti altri. Per esigenze di continuità, e dato che questo è il canale di un bassista, divideremo la storia dei Weather Report in quattro fasi, ciascuna caratterizzata dal contributo del bassista che ha militato all'interno della band. La prima parte del video tratterà di Miroslav Vitus e Alfonso Johnson, la seconda di Jacob Astorius e infine, per chiudere il cerchio, Victor Bailey. La nascita vera e propria del gruppo si deve all'incontro fortuito con Miroslav Vitus. Già considerato un enfant prodige del contrabbasso, Miroslav cerca di sperimentare vie alternative sul proprio strumento. Per il suo virtuosismo sul contrabbasso, Miroslav è stato accostato a contrabbassisti del calibro di Ron Carter, Scott LaFaro, Dave Holland e Nils Pedersen. E per il suo approccio solistico molto interessante, Joe Zawinul decise di introdurlo nel progetto. I tre diedero vita quindi alla prima formazione ufficiale dei Weather Report, pubblicando il primo album omonimo Weather Report nel 1971. Lo sapevate che il nome della band si deve a Wayne Shorter per la sua volontà di creare una musica polimorfa che potesse cambiare nel tempo? Shorter pensò al bollettino meteorologico e quindi Weather Report.
Quest'album conferisce alla band lo status di band esoterica, anche se molto legata alle sonorità free jazz di Bitches Brew. Le poliritmie e l'interazione tra i musicisti costituiscono gli elementi principali di questo lavoro. Gli album successivi, I Sing the Body Electric e Live in Tokyo, seguono la stessa scia, caratterizzata da lunghe improvvisazioni, una buona dose di innovazione tecnologica e tanta sperimentazione. In questo periodo il gruppo non ha ancora chiara la direzione da seguire per definire il sound e questo genererà non pochi problemi alla Columbia per la pubblicizzazione di questo album e questo elemento sarà ricorrente in tutta la storia dei Weather Report. La nuova tappa evolutiva della band si ebbe nel 1973 con Sweetnighter, dove Joe Zawinul decise di virare rotta per seguire una via più funk, genere che era molto in voga in quel periodo. Purtroppo il funk non apparteneva al planning di Miroslav Vitus e fu proprio per questo motivo che per le registrazioni di Boogie Woogie Waltz fu scelto Andrew White, considerato dalla rivista Downbeat colui che portò il funk nei Weather Report. Il funk di Miles Davis con il suo On the Corner e Headhunters di MB Hancock convinsero Joe Zawinul a virare la rotta verso il jazz funk. L'uomo giusto al momento giusto fu il 19enne Alfonso Johnson, che all'epoca era bassista dell'orchestra di Chuck Magione. Johnson, nato a Philadelphia, fa parte della nuova generazione di bassisti che suona con la velocità e la precisione dei chitarristi. Dopo essere passato al trombone e al contrabbasso, a 14 anni decide di passare al basso elettrico. Il groove solido e il tocco pesante e inconfondibile di Alfonso Johnson sono gli elementi principali del successo di questo straordinario musicista. Subentrato in un periodo di forti tensioni tra Miroslav e Joe Zawinul, Alfonso Johnson fu invitato alle sessioni di registrazione del nuovo album, Mysterious Traveler, finendo per suonare sull'intero disco. Miroslav non verrà convocato per le sessioni di registrazione e questo evento segnerà la fine del rapporto con i Weather Report. Miroslav ha più volte sottolineato alla stampa che il motivo del suo allontanamento dal gruppo era dovuto soprattutto al caratteraccio di Joe Zawinul. Il contributo di Johnson fu cruciale per la popolarità del gruppo che cresceva sempre di più. Mysterious Traveler, pubblicato nel 1974, fu un grandissimo successo commerciale e rappresenta il passaggio dalla musica free jazz a una musica più strutturata. Musiche elettroacustiche, etniche, sorrette da una complessa ritmica funk, sono gli ingredienti essenziali di questo capolavoro. Alfonso Johnson, nonostante i numerosissimi apprezzamenti da parte della critica, affronterà il suo ruolo sempre con grandissima umiltà. Sapevate che Alfonso Johnson non aveva alcuna intenzione di diventare musicista? Il suo obiettivo era quello di divenire un carpentiere come i suoi due fratelli. Dopo la calorosa accoglienza di Mysterious Traveler, l'anno successivo, nel 1975, verrà pubblicato Tailspinning, considerato uno dei punti più alti della carriera della band. L'album rappresenta un passo in avanti verso la sperimentazione e verso composizioni sempre più articolate. Rivalutato postumo, Tailspinning è un'esplosione di colori che ti coglie in pieno volto e si spinge ancora oltre i suoi predecessori. Per il tour promozionale di Tailspinning, i Weather Report ingaggiarono Chester Thompson, che all'epoca era reduce da un'estenuante esperienza con il nostro Frank Zappa, che l'aveva messo davvero a dura prova. Contemporaneamente al tour venne preparato il materiale che sarebbe finito in Black Market. Quest'album fu l'ultimo che vide la collaborazione del bassista Alfonso Johnson, che contro ogni aspettativa aveva dato le sue dimissioni per unirsi a George Duke e Billy Cobham per un nuovo progetto. Bene, la prima parte del nostro viaggio volge al termine. Come al solito, se il video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, un commento e iscriviti su tutti i miei social. Non dimenticare di cliccare sulla campanella degli avvisi per restare sempre aggiornato. Non perderti la seconda parte. Ciao!
Thank you.